Le Barbie sono ovunque, anche sulla testa dell'insegnante. Dovremmo dare loro una lezione. Stiamo seguendo un'insolita lezione di geografia. L'argomento è Barbie Island. Ed è l'unico posto in cui trovare mini materiale scolastico per bambole. E per di più, commestibili. Aggiungi diversi coloranti alimentari al fondente bianco. Crea dei bastoncini sottili. Tagliali. E affila la punta. Ricrea la forma di un pastello. Rivestili con polvere perlata commestibile. Crea diversi pastelli dolci. E coprili con i mini involucri di Crayola. Inserisci i pastelli in una piccola scatola stampata. Questi sono pastelli dolci per Ken. Wow, sono piccolissimi! Ken ama disegnare con i pastelli e anche mangiarli. L'isola di Barbie ha le sue tradizioni. È ora di controllare i compiti. La prima sarà... la ragazza dell'ultima scrivania. Cos'hai preparato? Un normale righello. Taglia una caramella arcobaleno ad angolo. Modella una striscia. Taglia le estremità. Raschia via lo zucchero extra. Utilizza la punta di uno spiedo per dipingere i segni di tratteggio sul righello con colorante alimentare. E attacca le perline di zucchero al posto dei numeri. Al giorno d'oggi è difficile fare colpo con un righello di zucchero. Avresti potuto trovare qualcosa di più interessante. Bene, allora mangerò il mio compito. Continuiamo l'argomento sul materiale scolastico per Barbie. Dai un'occhiata al mio brillante portamatite. È così carino. Taglia una striscia di carta wafer. Inumidiscila con acqua. E avvolgila intorno a un'ampia cannuccia da cocktail. Utilizza l'acqua per attaccare un fondo di carta wafer. Ritaglialo con le forbici. Rivesti la carta con colla edibile dopo che il pezzo si è asciugato. E cospargilo con un sacco di glitter. Decora la tazza con cuori di zucchero. Togli la tazza dalla cannuccia usando una pinzetta. Inserisci il dolce materiale scolastico. Una tazza con cuori. Il sogno della Barbie diventa realtà. Aspetta! Il tuo set non è completo senza questi simpatici mini pennarelli. Sono fatti di vere caramelle. Taglia le caramelle alla liquirizia. Modellale in rettangoli sottili usando un cutter. Srotola il fondente nero in uno strato sottile. Tagliane una striscia. E avvolgi l'estremità della caramella. Forma il cappuccio di un pennarello. Taglia un piccolo tappo rettangolare da un pezzo di fondente. Attacca una sottile striscia di fondente al tappo con la colla commestibile. Sarà la clip. Decora i mini pennarelli con zuccherini tondi. Questo mini portamatite è perfetto per i piccoli pennarelli. Ora Barbie studierà duramente e può usare i pennarelli. Il signor Sebastian sta cercando le forbici. Eccole, nelle mani di Ken! Sciogli una caramella gommosa per 30 secondi nel forno a microonde. Impasta e arrotola la massa morbida in un bastoncino sottile. Taglialo e piegalo a metà. Gira un'estremità come le lame delle forbici. Crea due anelli allo stesso modo. Questa è l'impugnatura. Assembla i dettagli. Rivesti l'impugnatura con colorante alimentare rosso. Dipingi le lame d'argento. Attacca un cuore di zucchero come vite. Queste piccole forbici dolci sono uno spuntino perfetto per Sebastian.
un morso e scompaiono. Povero Ken! E ora come taglierà la carta? La nuova studentessa vuole recuperare il brutto voto del compito. Ho qualcosa di interessante! È una mini calcolatrice di cioccolato! Taglia un cuore da una goccia di glassa al cioccolato rosa. Dipingi uno schermo per calcolatrice rettangolare con colorante alimentare. Rivesti dei mini cuori di zucchero con la colla commestibile. E attaccali al grande cuore come pulsanti della calcolatrice. Falla brillare con polvere perlata commestibile. Aggiungi i punti sui pulsanti con colorante alimentare nero e uno stuzzicadenti. Questa dolce invenzione merita un ottimo voto! È una calcolatrice di cioccolato rosa! Difficile resistergli! Capelli Rossi divora il lavoro della sua amica! Avevo lavorato così tanto per un buon voto! Dai, non essere triste! Ho qualcosa di dolce, piccolo e scintillante! Ta-da! È un quaderno Barbie! Taglia la carta wafer in piccoli rettangoli. Crea una linea nel mezzo usando l'acqua. E piegali a metà. Inserisci le pagine di wafer l'una nell'altra. Fissa il blocco di carta con l'acqua. Rivesti la copertina con colla alimentare. E cospargila di zucchero rosa. Colora i bordi con colorante alimentare rosa. Dipingi la silhouette di Barbie con colorante alimentare nero usando uno stencil. Decora la pettinatura con granelli di perline d'argento. È un mini quaderno con logo Barbie! E alcune pagine dolci! Scuse accettate! Tutte fanno pace grazie a questo quaderno Barbie! È il turno di Capelli Rossi. Deve presentare il suo compito. Ha creato la colla super sottile e gelatinosa. Taglia una cannuccia da cocktail. Applica uno strato di colla a caldo sulla carta da forno. Posizionaci sopra la cannuccia e forma il tondo. Taglia la colla in eccesso. Sciogli la gelatina in una tazza di succo. Attacca una mini etichetta Elmer stampata sulla cannuccia. Versa la gelatina usando una pipetta. Refrigera. Capelli Rossi si vanta della sua creazione. Questa colla gelatinosa multiuso ha un sapore incredibile ed è perfetta sia per gli umani che per le bambole. Lezione d'arte! Peccato che le Barbie possano solo guardare. Ma all'improvviso l'alunna esce dalla classe. Ora la sua bambola può prendere un pennello e un po' di vernice Barbie per creare il suo capolavoro. Taglia un pezzetto di glassa al cioccolato bianco. Forma un rettangolo. Fai dei piccoli fori rotondi e uno lungo nel mezzo con un coltello da modellismo. Ricrea una palette di acquerelli con pennello. Rivesti la tavolozza con polvere perlata commestibile. Inserisci perline di zucchero di diversi colori come vernici. Attaccale con la colla alimentare. Sciogli le caramelle gommose nel microonde per 30 secondi. Stendi un bastoncino sottile. Modella un pennello con un coltello da modellismo. Colora la punta con un pennarello nero in modo che sembrino setole. Metti il pennello nella tavolozza. Wow! Capelli Rossi otterrà sicuramente un buon voto! Peccato che la bambola abbia mangiato la sua palette! Mi dispiace! Era troppo deliziosa! C'è ancora tempo prima della fine della lezione! E l'insegnante dà l'ultimo compito! Crea qualcosa di geniale! Ho un'idea! Ragazze, mettiamoci al lavoro! Aggiungi colorante alimentare rosa al fondente. Forma uno zaino semicircolare. Attacca una grande tasca in fondente sul davanti. Crea mini fiori da pezzi di fondente giallo e bianco.
attacca una sottile striscia di fondente come cerniera. Ricoprila con colorazione argento. Decora la parte superiore dello zaino con perline di zucchero blu. Attacca una perlina di zucchero argentato alla tasca come chiusura. Taglia delle strisce da un pezzo di liquirizia. Effettua dei tagli sul retro dello zaino. Applica la colla commestibile. E inserisci le cinghie di caramella. Fissa la maniglia superiore allo stesso modo. Le ragazze hanno creato un dolce zainetto con margherite. È così adorabile! Vedo che avete imparato la lezione. Tutte ottengono un ottimo voto sul tema delle scorte dolci di Barbie. Ti sono piaciute le nostre provviste scolastiche dolci e in miniatura? Scrivi nei commenti quale creeresti per le tue bambole. E metti un like al video, iscriviti al nostro canale e fai clic sulla campanella per non perdere le nuove idee per Barbie su Trum Trum.